carissimi fratelli e sorelle, anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. Studiava Platone all'università, in Polonia scoppia la guerra. Carol scrive poesie che poi reciterà nelle miniere, lui sarà già pietra. E dalla prosa passa in preghiera in quella chiesa, il Dio che parla al cuore suo da dentro. Sarai prete, con te ogni muro crolla. Lo hanno chiamato da molto lontano, sapeva poco l'italiano. Così si presentò: Cristo io servirò, anche tu digli sì, digli sì, digli sì. Oh, lo gridava forte: apri a Cristo le porte, con Maria nostra madre, e poi ti batte il cuore. Lo gridava forte: apri a Cristo le porte, lui che ha vinto la morte, perché Dio è amore. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura. Sono al fiume, i giovani in festa, telefonata, la canoa si arresta. L'hanno eletto vescovo ausiliare, c'è una nuova barca da guidare. Lo hanno chiamato da molto lontano, sapeva poco l'italiano. Così si presentò: Cristo io servirò, anche tu digli sì, digli sì, digli sì. Lo gridava forte: apri a Cristo le porte, con Maria nostra madre, e ti batte il cuore. Lo gridava forte: apri a Cristo le porte, lui che ha vinto la morte, perché Dio è amore. Se una mano sparò, un'altra mano la deviò, mentre lì tra la folla, silenzio, terrore, tu l'hai salvato, Maria. Sei luce sulla sua via, sotto la sua stessa croce, la croce, la croce. Lo gridava forte: apri a Cristo le porte, con Maria nostra madre, e ti batte il cuore. Lo gridava forte: apri a Cristo le porte, lui che ha vinto la morte, perché Dio è amore. Dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. John Paul II, he loves you. Cristo le porte, con Maria nostra madre, e poi ti batte il cuore. Lo gridava forte: apri a Cristo le porte, lui che ha vinto la morte, perché Dio è amore.